Che succede? Buone feste, Dwight. Ma non aprirli prima di Natale. Sei così patetico. Quanto ci hai messo? 3 ore? 5 minuti, in realtà. Sono una cintura nera di pacchi regalo. Sì, non esiste. Non danno cinture nere per queste cose stupide. Spero ne sia valsa la pena, perché distruggerò tutto in circa 5 minuti. Credo che ci metterai un po' di più. Davvero? Se riesco a scuoiare un cervo mulo in meno di 10 minuti, dovrei riuscire a... Buongiorno, Dwight. E tu chi sei? Come dici? Sono Jim, lavoriamo insieme da 12 anni. Dai, non scherzare. Tu non sei Jim, Jim non è asiatico. Non te ne sei mai accorto? Ehi, di sicuro non ti si può dare del razzista. D'accordo, Jim. Perché non mi parli della vendita che hai concluso proprio ieri? Con la Wellington Systems ho venduto 10 confezioni di risme di carta da lettere. O parli della Krieger Murphy. Non ho ancora chiuso l'affare, ma spero che ci sia un messaggio di Paul Krieger qui che mi aspetta. Inserire la password. Hai un nuovo messaggio. Come fai a conoscerla? No! È un'informazione riservata. È solo per gli impiegati, non per gli estranei. Smettila, Dwight, sto lavorando. Ma tu non lavori qui! Non sei Jim! Jim, ho prenotato da Gricos alle 7:30. Non vedo l'ora, tesoro. Jim è dal dentista stamattina e Steve è un nostro amico attore. Io non so chi tu sia, ma tu non sei Jim. Questo è Jim! Oh, ma che... ma cosa... Oh! È un po' sfocato. Così va meglio. Domanda. Quale specie di orso è la migliore? È una domanda ridicola. Falso. Orso bruno. È discutibile. Ci sono 2 scuole di pensiero. Fatto sta, mangiano le rape. Oh. Orsi, rape, Battlestar Galactica. Gli orsi non... Che sta succedendo? Che stai facendo? La settimana scorsa in un supermercato ho visto questi occhiali. A $4. E mi è costato solamente $7 ricreare il resto del completo, per un totale di... $11. L'imitazione è la più sincera forma di adulazione, ti ringrazio. Il furto d'identità non è uno scherzo, Jim! Milioni di famiglie ne soffrono ogni anno! Michael! Divertente! Michael! Ehi! Hey. Ciao! A chi mandi i fax a quest'ora della mattina? È difficile da spiegare. Io non ho moltissimi contatti con la filiale di Scranton, ma prima di andare via ho preso un pacco di carta intestata di Dwight. Quindi ogni tanto, quando capita, mando dei fax a Dwight. Firmati Dwight. Ovviamente dal futuro. Dwight, alle 8 di mattina oggi qualcuno metterà il veleno nel caffè. Non si deve bere il caffè. Seguiranno altre istruzioni. Cordiali saluti, Dwight dal futuro. No! Un giorno mi ringrazierai. Ciao. A te. Jim. Che c'è? Non è divertente. Perché le mie cose sono lì dentro? Che strano. La graffatrice a $1 conviene. Sì, ma io non pago per le mie cose. Chiaro, sei stato tu con il tuo amico che rifornisce la macchina. Ehi, Steve? Già. Prendo... Ecco, un portamatite. No, quello è il mio portamatite. Non credo, l'ho appena comprato. Io invece credo di sì, adesso me lo restituisci. Mi piace. Va bene, ho capito. Il mio portafoglio... Oh, eccolo là, J1. Te lo do no, io. No, neanche... Qualche spicciolo. Cinque, dieci.
15, 20, 25.